Ciao a tutti, oggi siamo qui con Don Licio Goldrin, parroco di Frassinelle Polesine, diventato famoso per essere stato il primo sacerdote a diventare campione ad uno dei quiz di Mike Buongiorno, rispondendo a delle domande su Papa Luciani, che per lui non era solo un conoscente. Ma Don Licio, com'è nata questa amicizia con Papa Luciani? Nel 1975 sono andato al passo di San Lorenzo per la celebrazione del 14 novembre e naturalmente c'erano diversi parenti delle vittime dell'alluvione. E alla fine, molto umilmente, sono venuti a dirmi che erano amareggiati per come il cimitero veniva tenuto, che io poi l'ho chiamato più tardi sacrario nel 25esimo, appunto l'anno dopo. L'unica cosa è che per il prossimo anno, che c'è il 25esimo, potrei chiedere al Patriarca di Venezia di venire a celebrare. Passa il tempo, arriviamo a ottobre, primi di novembre del 75, del 76, e io mi ero dimenticato. Viene un parente e mi dice: ma viene il patriarca per il 14 novembre nel 25esimo? Dico: lei è la provvidenza, me l'ha fatto ricordare, mi ero dimenticato, mi muovo subito e vado dal vescovo il giorno dopo. Il vescovo mi dice: ma non è il caso, eh? E al vescovo dico: guardi, eccellenza, io mi sono impegnato pubblicamente. Se devo dire che il vescovo non vuole che venga il patriarca, mi pare che non sia proprio il massimo. No, no, dice, questo per carità, anzi, dice, ti faccio due righe, se vuoi andare, me le fa, io telefono in patriarcato e lì c'è stato lo scherzetto perché ho chiamato per convinto che risponda il segretario e non c'era, e chi mi rispondeva mi dice: il segretario è fuori, Don Diego è fuori, insegna al seminario, alla salute, insegna inglese, posso dire qualcosa a lui quando rientra? Certo, dico, se vuol dire che io avrei desiderio di parlare col patriarca quando può, anche domani, dico, dice, patriarca son me. E così le prime parole che ci siamo scambiati insieme. Io mi sono scusato e mi ha detto: se dopo le 9, dicevo, finisco certe cose, può venire. Lui dava da lei a tutti e sono andato e ho scoperto l'uomo, perché al di là di avermi accolto con molta cortesia, molta simpatia, mi sono accorto che ero in ritardo per la data del 14 novembre ed era pure domenica. E lui dice, guardando l'agenda: ho due visite pastorali. Adesso dice, cerchiamo di combinare perché io vorrei proprio venire. È una cosa importante che faccio volentieri. E lì ho visto la disponibilità, l'umiltà, la gentilezza, l'umanità di un uomo che mi ha impressionato. E non è finita lì, perché poi quando è venuto, non solo si è fermato mezzo chilometro prima, c'era una pioggerellina, c'era nebbia, c'era freddo, e lui con la macchina si è fermato prima. Difatti il segretario arriva con la sua macchina e tira giù il finestrino e mi dice: ho perso il patriarca. Come dico, ho perso il patriarca? Ma scherzi? E dice: no, dice, scusa, dice, ha voluto scendere perché ha visto che c'era gente lì alle scuole dove c'era mostra dell'alluvione, è sceso e ha visto i due vescovi, l'autorità e la gente, si è fermato lì e adesso arriverà a piedi. E difatti arriva con questa pioggerellina, così, arriva ed entra in chiesa. E a un certo punto usciamo di chiesa e c'è il maresciallo dei carabinieri che vuol salutare il patriarca, e c'è anche il preside della scuola media. Io li presento al patriarca, lui prende la mano di tutti e due e dice: bravi, grazie. Ecco, vede, dice, signor maresciallo, dice, se il preside lavora bene,
voi potete stare disoccupati. L'ho trovata molto geniale, come anche il fatto che i miei chierichetti avevano all'interno una chierichetta 1976, non era pensabile, ma noi avevamo già le chierichette. E alla fine della, siccome sta ragazzina aveva i capelli alla maschietto, alla fine chiede, saluta i chierichetti, il patriarca, e dicono il nome, no? E scopre che era una bimba. Il segretario mi ha detto: per carità, non mettere mica chierichette. Io invece faccio quello che devo fare, e il patriarca dice, mi guarda e dice: bravo, dice, a Venezia non si potrebbe, si potrà. Cioè, vedeva avanti. E E dopo cosa è successo? dopo, alla fine di questa cerimonia, siamo andati a pranzo in Vescovado Rovigo. Un pranzo di cui mi ricordo dei particolari, per esempio il fatto che mi ha pelato lui le mele, me le dava già pelate, era un'abitudine di famiglia, ho imparato dopo questo dai familiari. Finito tutto il pranzo, al momento di salutarlo, do un'offerta simbolica, 100.000 lire per quei tempi, che sarebbero una miseria anche oggi, e lui mi dice, la ringrazio, dico, Eminenza, le chiedo scusa per il disturbo che le ho creato di spostare le visite pastorali. No, 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 dice, no, non preoccuparti, io sono venuto tutto pronto, tutto bello, noi arriviamo, siete voi che lavorate, non noi, dice, noi arriviamo come quelli che arrivano a mangiare, dice, ma dietro ci sono le cuoche, le domestiche, la stessa roba. Però dice, guarda, dice, se non le dispiace, se io dovessi passare per Frassinelle, posso venire a trovare? Ma ci mancherebbe, dico, sarà un onore, sarà una gioia, perché no? Allora dice, se tu dovessi venire a Venezia, vieni a trovarmi. Me l'ha detto così, in maniera molto sincera, spontanea e vera. E io ho detto, va bene. E ho cominciato ad andare per 2 anni. Io sono andato qualche decina di volte, forse anche un po' esagerando, ma lui gradiva sempre. Sono andato da solo, sono andato con qualche sacerdote, sono andato con mia mamma, con le donne delle pulizie, con i ragazzi della scuola, con i chierichetti, con quelli del catechismo. Siamo andati sempre, sempre accolti in maniera straordinaria. Ospiti del patriarca, andare qui, andare là, arrivavamo neanche pagare il biglietto, una cosa incredibile, ma soprattutto il dialogo che c'era. Lui aveva il culto del parlare privato e personale. Diceva: noi non cresciamo mai tanto come quando ci parliamo a tu per tu, a quattro occhi. Non c'è libro, non c'è conferenza, c'è scienziato, non c'è niente, c'è il parlarsi cuore a cuore, in maniera fraterna, spontanea, semplice. Dice appunto che noi non cresciamo mai così tanto nella nostra vita come quando siamo tu per tu, in maniera confidenziale. E un giorno stiamo andando, sempre in febbraio, stiamo andando al piano di sopra dallo studio, perché patriarcato a vari piani. Stavamo andando in appartamento dove ci sono anche le suore, conoscevo bene Suor Vincenza e le altre suore, erano 3 suore. E andiamo a prendere il caffè. Mentre andiamo su per la scala, si scherzava sul fatto che andiamo a prendere il caffè. Dico, ma le pare che rinunci al caffè con uno che può diventare il Papa? Un domani dirò, sono andato a prendere il caffè col Papa. Si è girato, era davanti a me sulle scale, c'era anche il segretario Don Diego. Dice: dice, tu stai un po', sei un po' pesantino. Dice: può capitare più a me che a te questa disgrazia. Però dice: il caffè lo andiamo a prendere. Poi si gira e dice: ah, il caffè a Roma? Ci sarà, dice, un caffè a Roma, se ce lo daranno. E io non l'ho preso perché sono andato il giorno prima della morte e non ho preso il caffè con lui.
Lei andò a Roma il giorno prima della morte del Papa. Come andò quella volta? Ci vuole raccontare qualcosa? Sempre in riferimento ai morti dell'alluvione a San Lorenzo, in agosto era crollato il tetto della chiesa, sfondato tutto, banchi, tutto l'altare. Ho telefonato a Roma e Bisaglia, l'onorevole, mi ha detto, dice, vieni su appena puoi, che forse troviamo un piccolo fondo al Ministero dell'Interno, fondo culti. Telefonate, eccetera. Il giorno dopo, nel frattempo, è arrivata la lettera del segretario che mi ricordava che avanza un caffè dal Papa. Dico, facciamo due cose in una. Vado a Roma per la chiesa di San Lorenzo e se è possibile vado a prendere il caffè col Papa. Vado al Ministero dell'Interno, mi danno 1 milione. Dico, questo è già un mezzo miracolo. Poi vado a Piazza San Pietro e chiamo Don Diego, il segretario, che mi dice, anzi lo vedo alla finestra, mi fa segno, il telefono mi dice, vengo giù io perché dice, sono qua da un mese e non sono mai uscito dall'anticamera del Papa. E infatti viene giù. E appena viene giù mi dice, guarda, dice che ho dovuto dire al Papa che sei venuto qua. Allora, ma che cosa c'entro io? Che sono venuto, prendo il caffè con te, non disturbare il Papa. No, no, dice, non potevo allontanarmi dall'anticamera se non dico dove vado, scusa. E sai cosa mi ha detto? E dice, guarda che figure siano venuti a fare a Roma. Il Santo Padre dice, perché? Perché dice, dobbiamo noi invitarlo, portarlo a pranzo, a cena con noi, non fare queste figure. Guarda che figure. Dice, vedi cosa puoi fare. E a un certo punto apro la borsa, la 24 ore, per tirar fuori un foglio, fuori della nostra parrocchia, che ce l'abbiamo anche lì, che stampiamo da 50 anni. E lui si accorge che io ho la ciambella. E dice, ah, dice, beh, sempre portata, l'hai portata anche qui. Veramente dico, col caldo che c'è in giro, non avevo intenzione di portarla al Papa, non avevo neanche intenzione di disturbarlo. Chiaro e tondo, ma è vero questo, tutto vero. Anche perché sono andato su con un operaio, non ero neanche da solo. E dice, se me la dai questa sera, dice, scade un mese da quando è Papa e non abbiamo pensato a niente. Pensa, dice, poi ti portiamo in tavola una sorpresa e tu me la dai, tu te la do, dico, ma fortuna che non era una cosa qualsiasi, una crostata che aveva fatto mia mamma e che quindi era molto asciutta e per il caldo non era un problema, era appena qualche ora che io ero in viaggio, non era così grave. Fatto sta che quella sera viene portata sta ciambella a tavola ed è lì che il Papa ricorda, dice sì, dice, ma guarda ancora che figuracce siamo venuti a fare, tu non l'hai invitato, hai fatto bene forse per non creare problemi, c'era un cardinale, c'era qui, erano giorni un po' affannati per il Papa. Quando mi chiedono come è morto Papa Luciano, dico è morto di dispiacere, di fatica, di stress, di emozioni, questa è la verità. In un mese, le udienze che ha fatto, le cose che ha fatto, quando li portavano, mi raccontava Don Diego, li portavano la mattina i pacchi di carte da leggere e da siglare, faceva così e diceva, qui dobbiamo inventare una macchina che legga per il Papa. E con un respiro sempre profondo, tanto che in studio lui portava le ciabatte, quindi aveva forse anche i piedi gonfi, mi diceva Don Diego, qualche piccolo malessere. Fatto sta che la cosa è andata e io ho detto guarda che io non voglio disturbare il Papa e infatti era così, però mi hanno rincorso quando sono uscito, è venuto il prefetto delle cerimonie, delle udienze e mi ha detto che il giorno dopo doveva essere in sala Paolo VI, sala Nervi, nel primo banco, nei primi posti perché il Papa voleva vedermi. Era il 27
di settembre. Quando è arrivato io l'ho visto molto pallido, anzi l'ho visto sulla sedia gestatoria, che era una seggiolina bianca, non quella ufficiale, e ho detto con Don Diego, scusa, ma sembrava che il Papa non volesse la sedia gestatoria, come mai che ce l'ha? Sai, ha dovuto cedere perché le richieste della gente sono queste, vogliono vederlo. E quella mattina avevano fatto due udienze, una in Basilica a San Pietro e quella lì era la seconda, quindi è arrivato e ha fatto così, mi ha visto, ha fatto così. È andato su per andare a parlare e io ho avuto l'impressione che camminasse sulle uova. L'ho visto un po' come uno che ha la pressione bassa, così. Finita l'udienza è sceso, mi è venuto a 1 metro. E non ci siamo scambiati neanche una parola, ha fatto con le mani così. È andato via e la notte è morto. Cosa sa della sera prima? La sera prima aveva fatto l'elenco dei papi e sono messo di meno perché io sono stato con Sor Vincenzo un giorno intero alla Mu, dove si era ritirata nella casa di riposo delle suore. Lei è riuscita finalmente a dire quello che doveva dire, il fatto che l'ha trovato lei morto, non i segretari, il fatto che la sera prima aveva fatto l'elenco, il fatto che camminando lungo il corridoio aveva detto cosa dicono del Papa Nuovo, e qualcuno, e i segretari hanno detto ma che sono contenti, i giardinieri, le persone umili, i papaveri un po' meno, perché dicono che il Papa non ha bisogno per il suo magistero di riferirsi né a Pinocchio né a Trilussa né qui né là. E lui aveva risposto: io sono quello che sono, parlo come posso, però non disturberò tanto. Faranno altri dopo di me, non preoccupatevi, io disturberò poco. Ci ha tenuto molto a dire questo. E Suor Vincenza era molto convinta della superiore delle tre suore, anzi a Roma erano diventate quattro con Suor Gabriella. Fatto sta che appunto la suora, che aveva una stima immensa, racconta che è arrivata al mattino con il caffè che metteva fra le due porte, poi batteva con proprio col pugno sulla porta dicendo sia lodato Gesù Cristo, buona giornata, però non ha sentito risposta, ha provato ancora e poi dopo è tornata, visto che il caffè era ancora lì, ha aperto la porta e è andata, era con gli occhiali ancora sul naso, con due cuscini dietro, con delle carte davanti, con la bocca aperta. Sorridente ha detto, lei si è buttata, ha detto Luciani, ma cosa mi hai combinato? Lei lo chiamava Luciani. La nipote, che è stata l'unica dei parenti che è riuscita a vederlo ancora sul letto, mi raccontava che quando è entrata ha visto che era ancora fermo là, ha detto la cosa che mi ricorderò per sempre, che sorrideva guardando da un'altra parte. Ma non l'ha mai incontrato nei 33 giorni di pontificato? Ma io non sono andato neanche all'inizio del pontificato e quando è morto, perché è morto che io tornavo in treno con tutti i regali che mi ha dato, c'era una medaglia che aveva ancora lo stemma di Paolo VI per me, una corona per mia madre, un pacchetto di immagini con la sua fotografia per i ragazzi, e al mattino alle 7 mi ha telefonato qua un dipendente delle poste. Mi ha suonato il campanello, ha detto è morto il Papa, io mi sono alzato e ho detto ma è morto il Papa 1 mese fa, è morto, no no, dice è morto Luciani. Abbiamo fatto la messa la sera e alla messa funebre che abbiamo fatto qui ho detto alla fine non andrò ai funerali. Si sono presentati tre agricoltori. E hanno detto Don Liccio in sacrestia, dice, ma lei ha detto che non va al funerale.
No, vado, dico, non sono andato neanche all'inizio del pontificato perché devo andare. No, dice, mi ha detto uno, si guardi, se moriva un suo parente, lei andava al funerale. Mi hanno convinto e ci sono andato. Sono andato e il 4 di ottobre è stato un diluvio, la pioggia dalla mattina alla sera, 24 ore di pioggia. Io non avevo neanche portato via il necessario per celebrare, neanche la veste, niente, avevo niente. E là mi hanno dato una specie di, un coreano, mi pare, un asiatico mi ha dato un impermeabile scuro che mi ha fatto da veste, mi hanno dato una cotta per distribuire la comunione, la messa, insieme a tanti altri, e ho assistito alla chiusura della bara, col sistema, anzi, io ero il rappresentante dei preti, come c'era uno rappresentante dei vescovi e uno dei cardinali. Mi ricordo un particolare. Avevo una macchina fotografica grande così in tasca. Mi era venuta l'idea di fare una foto prima che chiudessero la bara. No. Ho detto no, non è possibile. Mi avrebbero anche lasciato, ma io non l'ho fatto. Che eredità ha lasciato Papa Giovanni Paolo I? Qualcuno ha detto subito che è stata una meteora. Anzi, c'era una frase in latino che tradotta dice: ci è stato soltanto mostrato. E non è vero. La meteora passa e non lascia segno. La stella illumina e continua a far luce per sempre. E io credo che questo sia il messaggio che lascia il pontificato dei 33 giorni di Papa Luciani, altro che meteora, è una stella che illumina, riscalda e consola ancora oggi. Come ha fatto una persona così umile ad accettare incarichi così importanti, compreso il più grande di tutti, il pontificato? Come ha fatto? Ha letto nella richiesta di questi incarichi la volontà di Dio, che è una volontà di donazione, è una volontà di servizio, è una volontà di amore, non è altro. Chi si mette in spirito di servizio non pensa a sé, pensa agli altri, non pensa ai suoi interessi, al suo bene, ai suoi gusti, pensa all'utilità che può derivarne per gli altri. La sorella di Luciani, la Nina, l'Antonia, proprio rispondendo ai lamenti delle sue amiche, delle persone che dicevano: ma guarda che sfortuna, è diventato papa, è morto subito, ma guarda che roba, perché il Signore non lo ha aiutato, perché il Signore non lo ha sostenuto. Lei rispondeva, me l'ha detto chiaramente: mio fratello è stato fortunato, il Signore gli ha voluto bene, lo ha fatto andare anche nel posto più alto della chiesa. Adesso è sepolto là dove c'è San Pietro, dove sono gli altri papi, anche quelli che sono stati 30-40 anni a fare i papi. Lui c'è stato 33 giorni. Ha avuto tutti gli onori. Gli è stata messa una croce sulle spalle e poi il Signore gliel'ha tolta subito. Com'è stato gentile, com'è stato buono il Signore. Questo è lo stato d'animo della sorella che ha capito tutto di suo fratello, come anche Edoardo, l'altro, il fratello Berto, chiamato Berto Edoardo, col quale io sono stato in dialogo per anni, fino alla morte, e sono stato in casa sua decine e decine di volte, siamo parlato, anche lui diceva semplicemente: Don Albino voleva soltanto servire il Signore, servire il prossimo, proprio volentieri. C'era da portare pazienza, c'era da far fatica, ma era bello farlo. Lo faceva sorridendo, lo faceva scherzando, il senso dell'umorismo non gli mancava. Proprio
In famiglia sono ancora in contatto con i nipoti, con le nipoti anche le più vicine qua, e mi dicono ci ha trasmesso delle cose di un'importanza fondamentale. Proprio il Signore ci vuole bene, ci vuole contenti, felici, anche quando siamo sotto la croce. Difatti, Luciani rimane il Papa del sorriso, ma non perché fosse sciocco, ci mancherebbe altro. È un sorriso disarmante. Lui sorride dalla finestra come dire: ma fate festa a me, ma no, cari, io sono l'asinello che porta Gesù sulla groppa. Sarebbe sciocco pensare che fanno gli applausi per l'asinello, si fanno gli applausi per lui. Ecco il sorriso dalla finestra, il sorriso. Lui aveva questa coscienza di portare, di annunciare, di rappresentare come poteva Gesù Cristo, nient'altro, come poi rappresentare Gesù Cristo è un compito anche nostro, di tutti, di ogni cristiano, dice Papa Francesco, annunciare il Vangelo quando proprio servisse anche con le parole. Perché bisogna annunciarlo con la vita? Scusa, no, con le parole. Troppo comodo, troppo facile, troppo inutile. La vostra amicizia è nata in un sacrario, dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia. Nulla accade per caso. Com'è nella storia della salvezza? Dalla morte di Cristo c'è la risurrezione. Quindi dove sembra che tutto sia finito, invece tutto inizia. Ricorda le parole che l'allora patriarca disse nel 1976 al sacrario di Frassinelle Polesine in commemorazione dell'alluvione del Po del 1951? Tre cose ha detto. La prima, che di fronte a un evento così drammatico come l'alluvione del 51 del Po, dobbiamo renderci conto che bisogna rispettare la natura. Rispettare, bisogna saper usare i beni della terra con intelligenza, con condivisione e imparare anche dagli eventi drammatici a gestire il creato, a governarlo nella maniera giusta, la prima cosa. La seconda, che quando succede un evento di questo tipo funziona la fraternità, la solidarietà, e si è dimostrata in Polesine ma anche oltre, perché il Polesine era praticamente tutto allagato. E terza cosa, diceva, quando abbiamo fatto tutto il possibile per gestire bene le forze della natura, quando ci siamo aiutati nella disgrazia, terza cosa dobbiamo dire, come quando si va a letto alla sera col breviario in mano: Signore, sono nelle tue mani. Ricordarci che siamo nelle mani di Dio, di un Dio che ci vuol bene, che ci ama. Questa è fede, non che noi vogliamo bene a Lui, ma che Lui vuole bene a noi. Come nacque l'idea di partecipare a un telequiz e di farlo proprio scegliendo di rispondere a domande su Papa Giovanni Paolo I? Nel 81 eravamo qua con gli scout, con i ragazzi, avevamo problemi economici per la parrocchia, non avevamo neanche i banchi in chiesa, non avevamo neanche il battistero, non avevamo, si può dire, neanche la tovaglia sul altare, avevamo messi male. E un giorno sono i ragazzi riuniti qui in canonica da me in casa e c'è Mike Bongiorno che dice alla televisione che sta proponendo un nuovo quiz impostato sulle notizie. Io avevo una camera qui sopra dal mio studio, qui sopra, piena di giornali. Mi sono sempre occupato un po' di comunicazione, una mania. E i ragazzi dicono: Don Licio, perché non ci va? Lei che ha sempre i giornali in mano qua. E il giorno dopo a scuola, perché facevo scuola alle 3 medie che erano qui, e si mettono su questa linea anche gli insegnanti, che mi dice: Don Licio, bisogna fare la richiesta, perché non la fa? Ma dico, si può anche fare, vediamo. Abbiamo messo giusta domanda, l'ho mandata alla RAI per partecipare, ma beh, sembrava più uno scherzo, una roba da ridere, ma neanche farlo apposta. Dopo 2 o 3 giorni arriva una lettera che mi convocano, un'altra telefonata del telefono fisso, non c'erano i cellulari allora, e mi convocano a Venezia per
per fare i provini. Mi presento e con me ci sono 12 ragazzi, una ventina di ragazzi, quindi terza media. E mi guardano, dicono, ma sono tutti con lei? Sì. Ma dice, ma abbiamo bisogno di lei? Sì, bravi, dico, ma io devo andare in giro per Venezia, sono venuto a vedere cosa volete. No, no, dice, lei rimane qui e ne mandiamo due dei nostri dipendenti ad accompagnare i ragazzi. Li hanno portati via tutta la giornata loro e io sono stato sequestrato a Venezia, a Palazzo Labbia, con dei test, delle cose, delle qui, delle riprese, bim, bim, bam, tanto che i miei colleghi invitati, eravamo appunto una ventina, mi guardavano strano. A un certo punto una ragazza mi dice, mi ricordo ancora la faccia, mi dice, ah, dice, ma lei sicuramente la prendono. Dico, perché? Perché mi devono prendere? Perché dice, un prete non c'è mai stato. Ma dico, vabbè, ma chi ha detto che lo devono prendere? Vedremo, insomma, vabbè. E infatti è andata così, poi mi hanno convocato a Milano, e anche a Milano mi ricordo dei particolari, c'era in una stanza, c'era Turchetti, il regista, c'era Mai Buongiorno, c'era poi il suo assistente, sono state 8-10 persone in questa stanza non grandissima, e a un certo punto io mi sono guardato in giro, c'erano fari, telecamere, robe, però adesso è sotto processo. E Mai Buongiorno dice, no, no, è vero, e anche Turchetti, il regista, me l'ha detto. E dopo ho capito che ci tenevano e probabilmente era una novità ed è andata così. Quando si è scelta la materia, io ho presentato tre possibilità. Il Trentino Alto Adige, che conoscevo bene per motivi che andavo sempre dai frati a Pergine e giravo tutto il Trentino Alto Adige. Andavo per curare una spalla e con questa scusa portavo in giro i frati e ho conosciuto tutto il Trentino Alto Adige. Poi la storia della bicicletta, perché i miei sono ciclisti, mio papà costruiva biciclette, ha vinto la prima corsa campestre a Frassinelle, quindi siamo di ciclisti di famiglia. E terzo, Papa Luciani, 78 morte, l'elezione è morte, e 81 era il quiz. Allora non è parso vero che era vicina la cosa e che funzionava, probabilmente hanno scelto Papa Luciani. E il preparatore dei quiz, delle domande, eccetera, che era di religione ebraica, è arrivato a dirmi un certo giorno a Milano, se lei fosse venuta qui anche solo per farmi conoscere Papa Luciani, valeva la pena che lei venisse. Un'ultima curiosità, a Frassinelle davanti alla sua chiesa c'è una statua in bronzo raffigurante Papa Luciani, secondo tutti la più somigliante. Una casualità? Con il vescovo di Padova, Girolamo Bortignon, che era suo amico, amico di Luciani e anche confessore, consigliere, forse la cosa più adatta. Un giorno ci ritroviamo a Torreglia e dice, cosa dice? Dice, facciamo un bronzo a Papa Luciani. Lei non lo desidera? No, io lo voglio, dico. Anch'io, dice, lo voglio mettere proprio a Torreglia. Allora dico, andiamo, vado, o vuol venire anche lei, andiamo da Felice Canton a Camisano Vicentino, lo conosco, e gli chiediamo di fare sto bronzo. E andiamo. E a Camisano Vicentino, Felice Canton accetta di fare questa prova con la plastilina, eccetera. Passano alcune settimane, noi abbiamo dato fotografie, disegni e cose varie. Mi telefona e dice: se volete venirlo a vedere, venite pure. Dice: ma non sono così sicuro che vi piaccia. Monsignor Bortignon non può venire, vado io. Lo vedo e dico, non è proprio somigliante, ci manca qualcosa. E ho fatto allargare le spalle, avere le spalle quasi da bambino, ma nei bronzi si sa che addirittura metto a volte soltanto il volto, e però non era convincente. Gli porto altre fotografie e altri disegni.
lo scultore dice: mi voglio impegnare, e fa una settimana nella quale va tutti i giorni a messa, fa la comunione e prega Papa Luciani. Alla fine di questa settimana mi telefona: Don Licio, venga a vedere. Vado e dico: finalmente ci assomiglia di lui. Mi ha spiegato che avevo dovuto studiare l'anatomia del cranio perché non gli veniva, si vede che c'è una forma particolare della sua testa che non gli dava la fisionomia che doveva venire fuori. Quando l'ha finito, abbiamo fatto due copie, una per Padova, e ha speso credo 1,5 milioni il vescovo. Io ho preso la seconda che costava meno, 750, più poveri, erano poveri come la brina. Ho detto: prendiamo la seconda, ma mi va bene anche. Quando siamo andati a Albiano, Trento, a prendere il porfido, che era 1,5 metri di altezza, adesso lo hanno ridotto perché è stato incassato lì, va bene lo stesso, e hanno regalato quelli di Albiano, delle cave di Albiano, porfido favoloso, il più bello del mondo. Hanno regalato sto pezzo. Con il camioncino avevamo il bronzo perché abbiamo fatto le prove, eccetera. Siamo andati a Santa Giuliana di Levico, dove abitava la sorella di Luciani, la Nina, Antonia detta Nina, con il marito che era ancora vivo, bravissimo uomo anche lui. Quando l'ha visto la sorella, lo ha abbracciato e si è messa a piangere. Finalmente uno che insomma, mi ha detto. E dopo è venuta qui ad inaugurare il bronzo, è venuta lei. Pensi che mi ha portato come dono da Santa Giuliana di Levico un barattolo di ciliegie sotto grappa, non mi ricordo, sì, una roba così. Era il regalo che ha portato lei. E quindi questo bronzo ha una storia di poveri, perché abbiamo accettato la seconda copia. La prima copia è a Torelia di Padova, nella Villa Immacolata. Novembre. Venne inaugurato il 26 di dicembre. Io stavo uscendo per un funerale, vede, ho la stola da funerale, e mi ha fatto una fotografia, mi ha ripreso, poi io non volevo, e dopo ho detto: beh, allora per penitenza deve fare anche il vescovo di Papa, perché allora c'è la chiesa di oggi.